è una specie di diavolo. Secondo me non ha mai provato un rimorso in vita sua. Erano due ragazze che pensavano di andare a una festa, divertirsi con dei loro coetanei. Le ragazze vengono picchiate, brutalizzate a turno. Teniamo conto che è sicuramente un omicidio premeditato, perché nella macchina ci sono i teli di plastica. Ma come può uno, dopo 30 anni di galera, uscire e compiere lo stesso errore? Io in quel periodo stavo organizzando 3-4 omicidi, quindi le ho buttate in mezzo a queste, e ora faccio sparire pure queste qua. Che si aspettavano? Hanno fatto uscire. È come far uscire un lupo dalla gabbia, quello attacca. Mentre provavo sollievo che avevo ammazzato questa qua, che me l'ero levata, perché era, per me era un problema, non vedevo l'ora di levarmela dalle scatole. Io penso che se esistano persone indemoniate, Itz è una di quelle. Mi rendo terribilmente conto che tutto il male che uno ha fatto, comunque non esiste riparazione, ecco, questa è la cosa più terribile, non esiste possibilità di riparazione vera. Angelo Itz è uno dei più grandi manipolatori che io abbia mai incontrato. Il racconto che fa Izzo è assolutamente macabro, sconcertante. Fa l'accio mostaggio, perché scotch che avevo messo addosso al sacchetto, perché l'avevo messo anche addosso al sacchetto, probabilmente a un certo punto gli è mancata l'aria. È un bis di una tragedia pesantissima. Izzo presentava un grado di disadattamento alla società elevatissimo. Izzo è cattivo e basta. Cioè, perché la mia idea non era che morisse soffocata per il naso. La mia idea è che una volta insacchettata, quanta aria ci sarà dentro un sacchetto? Poca. Lo stesso sorriso beffardo di 30 anni prima. Izzo più volte ha scritto dal carcere che dentro di lui ha sentito una voce che gli diceva uccidi, uccidi, uccidi. Vedendo quello che stava facendo e soprattutto vedendo come lo stava facendo. Nel momento in cui lei si è sdraiata, io l'ho ammanettata e imbavagliata, dopo che rumori vuole che ci siano più stati, capito? Era in mezzo a un pavimento. Io penso, avendo conosciuto tanto criminali, che non ho mai incontrato una tale incarnazione del male, completamente privo di umanità, di compassione, totalmente privo. È un animale feroce, va chiuso in una gabbia. Nell'aprile del 2005 ero sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Campobasso. Arrivò una telefonata il sabato mattina da parte del dottor Farinacci della squadra mobile di Campobasso. Mi chiese se ero presso la mia abitazione e quando risposi in maniera affermativa vennero direttamente a casa. Durante il tragitto mi raccontano un po' quello che già è accaduto durante la notte. Arrivati alla villa, mi portano nelle prossimità di questo albero. Vennero tirati fuori questi due corpi. Si trattava effettivamente di una mamma, poi identificata in Linciano Maria Carmela, detta anche Antonella, e della figlia appena 14enne, Valentina. Ricordo che questi corpi furono adagiati l'uno accanto all'altro, erano avvolti in dei sacchi di plastica verdi. Questi sacchi di plastica furono aperti nell'immediatezza e la scena fu raccapricciante. Avevano entrambe dei sacchetti di nylon neri a copertura dei volti, delle teste. Ricordo che la testa di Valentina, la piccola, oltre il sacco di plastica nero, che poi era chiuso al collo con un laccio emostatico, presentava anche il nastro da imballaggio che avvolgeva completamente la testa, come dirà il consulente tecnico
in sede dibattimentale a mo' di mummia. Entrambe avevano le braccia legate dietro la schiena con delle manette, entrambe avevano le caviglie legate con il nastro da imballaggio. La scena ancora più raccapricciante è che la piccola Valentina era completamente nuda. Io stavo preparandomi ad andare a casa e a un certo punto mi chiama Nicola Cavaliere, che allora, dopo aver fatto una mobile Criminal Poll, eccetera, era la divisione centrale anticrimine DCA. Mi chiama e dice: Massimo, che stai a fare? Dove sei? Dove sto? In redazione. Preparati a partire, devi andare a Campobasso. Izzo ha ucciso due donne. Io resto lì, sgrano gli occhi e dico: ma Izzo chi? Perché per quanto mi riguardava, Izzo stava all'ergastolo, a farsi il suo ergastolo dal 75. E lui dice: proprio quello. Nella tarda mattinata mi chiama un collega e mi dice: guarda che ho saputo da una fonte importante che hanno revocato la semilibertà a Angelo Izzo, quello del Circeo. Noi siamo confrontati un po' al telefono, dico: ma Angelo Izzo che c'entra con Campobasso? Forse è un caso di omonimia, perché mi pare strano. Lui richiama la nostra fonte, che era una fonte interna al Palazzo di Giustizia, quindi una fonte, insomma, sicura. Ci conferma che era, guardate, è lui, è il mostro del Circeo. Oggi Angelo Izzo è stato arrestato a Campobasso, dove era in semilibertà. Quando è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una donna di 48 anni e la sua figlia di 14. Dopo il suo arresto sono stati trovati i cadaveri martoriati di due donne, una mamma e una figlia di 14 anni. Sarebbero moglie e figlia di un pregiudicato della criminalità pugliese in carcere a Palermo. Quando abbiamo saputo che c'erano i corpi di due donne uccisi in quel contesto lì, in una villetta, c'erano tantissime cose in comune. L'impressione che tutti avevano quel pomeriggio era di trovarsi di fronte a un Angelo Izzo che aveva rifatto il Circeo. Settembre del 1975, io ero a Paese Sera da qualche mese, avevo appena compiuto 20 anni, e mi ricordo che questa notizia arrivò di notte grazie poi allo scoop di Antonio Monteforte, un fotografo. Lui praticamente stava in giro con la radio della polizia, che avevamo quasi tutti in macchina, e arriva nel momento stesso in cui i carabinieri con un piede di porco aprono il portabagagli della 127 bianca. Antonio scattò questa foto, che è diventata la foto del massacro del Circeo, oggi impubblicabile. Quella foto oggi nessun giornale la pubblicherebbe, perché era cruenta. Lei era piena di sangue, era nuda, si vedeva, e aveva questa espressione agghiacciata proprio, no? Il massacro del Circeo inizia con un incontro